Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Zelda Tears of the Kingdom. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi dopo aver completato, diciamo, le missioni che si trovavano nel sottosuolo, almeno per quanto riguarda, eccolo qui, il ricercatore. Un attimo che andiamo a parlare prima con lui, poi con l'altra che ci dà forse un'altra missione. Buon pomeriggio, un pomeriggio very lovely, non trovi? La tavoletta di pruno è uno strumento very utile per trovare la principessa. Vorrei metterti nelle condizioni di poter usare il sensore per rilevare i sacrari il più presto possibile, ma impostarlo qui con le strutture limitate del forte di guardia è difficult, perfino per me. Bisognerà per forza tornare al centro di ricerca della tavoletta di pruna, presso il villaggio Finterra. Va bene, ok, questo è quello che ci aveva detto prima, quindi poi ci rivediamo là. Ok... sarà ancora un po' qui, perfetto, così nel caso se ci serve. Parliamo anche... poi andiamo a vedere anche questo. Parliamo con Joshua. Hai visto che ci stanno tutti i pezzettoni, mo adesso? Ricordi quel frammento su cui appariva una figura umanoide? Vari frammenti simili sono stati rinvenuti durante le indagini nel sottosuolo. Dopo averli messi tutti insieme, sì? Ecco qua, guarda. Wow. Hanno formato un bel murale. Osservandolo si direbbe che ci siano diversi esemplari delle statue umanoidi che hai trovato, Link. Ma mi concentrerei sulla direzione in cui sono rivolte. Allora, un bel po' le abbiamo fatte. Quelle dall'altro lato non abbiamo fatto, in realtà. Sembra che seguendole si arrivi a una specie di tempio. A giudicare da quelle orecchie grandi, la persona raffigurata davanti sarebbe uno Zonau. E la misteriosa figura a forma di mano che si eleva come a rispondergli... ciò significa che innanzitutto deve esserci una sorta di tempio seguendo la direzione in cui sono rivolte tutte le statue umanoidi. In secondo luogo, in quel tempio deve esserci qualcosa di origine Zonau. Ho sentito dire che gli Zonau disponevano di un potere misterioso che si trovi proprio lì. Ma queste sono solo supposizioni e quindi... mi servi proprio tu, signor Spadaccino. Devi trovare quel tempio raffigurato nel murale, così potremo verificare se la mia teoria è corretta. Avevo già raccolto molti semi luminosi perché speravo di andarci io, ma non mi hanno dato il permesso di andare nel sottosuolo perché sono ancora una ragazzina. Perciò prendi, signor Spadaccino. E che ci facevi con questi qua? Vabbè, prendi anche queste, va. Le frecce sono meglio. Sì. Le frecce con i semi luminosi sono essenziali per esplorare il sottosuolo. Inoltre, indagare nel sottosuolo potrebbe svelare indizi su dove si trova la principessa Zelda. Se tutto va bene, potrai ottenere il potere misterioso e degli indizi utili a ritrovare la principessa Zelda. Grazie per l'aiuto, signor Spadaccino. Ok, quindi ci ha aggiunto una nuova missione, in realtà. Anche se noi nel sottosuolo abbiamo fatto veramente tante cose, ma il tempio mi sembra di non averlo trovato. Per carità, ci mancano gli indizi dall'altro lato, però... a meno che il tempio non si trova proprio al centro del tutto, boh. Hai già trovato il tempio? Ah no, allora forse sì. E che c'era dentro? Ah, infatti mi sembrava strano. Perché noi Schematrix... ah, quello era! Chissà che mi credevo. Perché dicevo, io da, comunque dal lato destro non le ho trovate le statue, quindi ho detto magari nel sottosuolo a sud, sud-est e nord-est ce ne stanno altre. Invece no, erano quelli che abbiamo trovato, ok. Sarebbe l'abilità che permette di riprodurre in un batter d'occhio gli oggetti che hai costruito? E si possono anche fare dei progetti? Allora esistevano davvero il Tempio Zonau con un potere misterioso nel sottosuolo. A tal proposito, gli oggetti raccolti nel sottosuolo forse potrebbero tornarci utili. Aspetta un secondo, signor Spadaccino, torno subito. Vediamo, no, quello non è anche quello. Ah, ci sono. Ecco fatto, signor Spadaccino. L'astra schema, una strema. Ok, vediamo che schematrix è. Mongolfiera, ok. Che vabbè, ce n'abbiamo una marea di sti schemi un po' randomici, però. Questo è lo schema per una mongolfiera, dico bene. E ciò significa che se lo usiamo con lo schematrix potremmo creare la copia di una mongolfiera, giusto? In questo caso... sì. Quella mongolfiera è del caro vecchio Rovli, ma ora è rotta. Credi che riusciresti a ripararla con il tuo schematrix? Sì, potevo farlo anche prima in realtà, però va bene. Devo sbrigarmi, voglio vederlo in azione, corro a prepararmi. Ok, vabbè, se può fare, dai, per così poco. Sì! Signor Spadaccino, è tutto pronto? Ti prego, fammi vedere lo schematrix mentre lo usi. Te, guardate sto schematrix, signori. Allora. Mongolfiera. Tiè.
Ce l'hai fatta. Adesso abbiamo una mongolfiera pronta all'uso. Ma questo è un potere davvero misterioso che nemmeno la tecnologia moderna è in grado di spiegare. Ehi! Rovli? Si può sapere che hai da gridare, Joshua? Unbelievable! Avete aggiustato la mongolfiera. Non può essere altro che il potere misterioso che aveva la civiltà Zonao. Chi poteva immaginare che sarei riuscita a vederlo con i miei occhi? Grazie, prendi questo come ricompensa. Lo conservavo per le occasioni speciali. Zonanio grande, ok. Non so ancora bene cosa sia, ma a giudicare dalla luce che emana sembra di origine Zonao. Visto che sai usare i poteri Zonao, dovresti riuscire a usare anche questo, signor Spadaccino. Sì. Allora, dopo tutto c'era un potere incredibile nel sottosuolo. Credo che da qui davanti continuerò le mie ricerche laggiù. Potrei pur sempre trovare un indizio sulla principessa Zelda. Perciò ti prego di riferirmi qualsiasi nuova scoperta nel sottosuolo che farai, signor Spadaccino. A posto, vedi, fatto è servita la missione. Hai detto qualcosa, signor Spadaccino? Ho fatto... Cosa? Il capo del clan Iga, Koga, è stato là? Oh, che paura. Signor Spadaccino, dammi un po' di tempo per calmarmi e parliamo. Prego, da questa parte. Vabbè, fortunatamente abbiamo fatto tutto, quindi ce la risolviamo così molto velocemente. Sì? E così ha incontrato il capo del clan Niga, Koga, nel sottosuolo. Il clan Niga è un'organizzazione pericolosa che cova rancore nei confronti del regno di Rule. E il loro capo Koga un tempo voleva eliminare te e la principessa Zelda. Insomma, ho la sensazione che sarebbe pericoloso ignorarlo, signor Spadaccino. E poi il fatto che sia tanto fissato con la principessa Zelda potrebbe significare che ha delle informazioni. Guarda, signor Spadaccino, se intendi dare la caccia a Koga, allora io continuerò le ricerche sottosuolo per conto mio. Guarda, abbiamo già fatto in realtà. Hai già sconfitto Koga? C'era da aspettarsi da un provetto spadaccino come te. Sembra l'altro giovane già con te. Te ha fatto. Allora, hai anche trovato qualche indizio su dove si trova la principessa Zelda? Ma ci ha detto qualcosa di sotto il castello, però. Non era per quello. E così non hai ottenuto nuove informazioni sulla principessa Zelda. Se non altro ora c'è un pericolo in meno per lei. Meno male che ci sei, signor Spadaccino. Continuerò a darci dentro con le indagini nel sottosuolo. Se nel frattempo scopri qualcos'altro, fammelo sapere. Ok, qua in linea teorica dovremmo aver finito. Questo qua, signori, Ipu. Ipu non inteso con Ipu. Signor Spadaccino, avevi lo sguardo perso nel vuoto, tutto bene? Ti interessa quella pietra dalla forma strana? L'hanno rinvenuta nel sottosuolo. Ha un aspetto davvero strano, sembra una statua creata da qualcuno e al contempo una roccia di origine naturale. In poche parole siamo ancora in alto mare con le indagini. Comunque quella pietra interessa anche a me. Quando avrò terminato le indagini attuali la studierò per bene. E noi nel mentre? Tu che ti rivolgi a me? Io sono l'essere che riporta tutti i Pooh all'altro mondo. Offri a me i Pooh, gli spiriti che devono fare ritorno all'altro mondo. Pooh? I Pooh sono dei poveri... Chiediamo comunque, che comunque ci dà informazioni sul tutto. I Pooh sono dei poveri esseri che hanno smarrito la via di casa e vagano nelle profondità della terra. Bene, male, sono solo futili concetti di menti limitate. Gli spiriti erranti non rientrano in tali distinzioni. Hai già ottenuto dei Pooh? Tiè, beccate sto Pooh. Sì, è indubbiamente un Pooh. Siamo anche elevati. Ho riportato lo spirito smarrito nell'altro mondo, dove è giusto che stia. Mi avevano trasportato in superficie e non potevo riportare Pooh all'altro mondo. Se ce l'ho fatta, è tutto merito tuo. Accetta questo. Ok. Se mi offri altri Pooh, ti ricompenserò adeguatamente. Ah, vedi, ci compriamo le cose. Con... Tunica oscurità, bellissima. Ricevuta in dono dopo aver offerto Pooh a una strana statua è l'imitazione della tunica verde indossata da un eroe leggendario. Allora, io questa la piglio. Ok. Poi. Questo resistenza al miasma, guarda, un 3 li prendo. Vabbè, ce ne abbiamo una marea di Pooh comunque. Così. Ok.
Allora, un fiore selvatico dal profumo talmente inebriante che lascia chi lo inala confuso e disorientato a tal punto da non fargli più distinguere alleati e nemici. Questo magari potrebbe esserci comunque utile. Probabilmente molto utile. Guarda, dammene 25, va. Magari quando ci stanno un sacco di nemici. Un fungo estensione rilascia. Vabbè, questo, tra virgolette, queste qua un pochino me le puoi dare, va. Poi non so se mi sbloccherà altre cose più avanti. Però pure questa è una ventina. E finiamo tutti puta, Tiè. Ne avevamo tanti, ma effettivamente li abbiamo... È un attimo, ha consumato tutto. Se li incontri, prova a offrire dei pu. Va bene. Addio. Aspetta che mi vado a comprare anche delle frecce dal... Devo andare al laboratorio. Vabbè, vediamo. Tanto ci stiamo, insomma. Comunque le missioni vorrei farle abbastanza. Non dico tutte, perché probabilmente chissà quante ce ne perdiamo, però... Thank you per aver aggiustato la mia mongolfiera. Ultra super thank you. Ad ogni modo, quel... Come si chiama? Schematrico? Sembra eccezionale. Un giorno mi piacerebbe lavorare allo sviluppo delle sue applicazioni pratiche. Ma aspetta, ora che ci penso. Yu, stammi a sentire. Visto che il mistero della stele di pietra su cui stava investigando Josh è risolto, io tornerò al laboratorio al villaggio Finterra. Se vieni a trovarmi potrò apportare dei miglioramenti alla tua tavoletta di pruna, non solo ai sensori. Al limite sud-est c'è Necluda orientale. E un po' più avanti troverai il villaggio Finterra. E ancora più avanti c'è un posto un po' strano. Ma ti assicuro che è il laboratorio più avanti che ci sia. Beh, io mi metto in marcia e mi occupo dei preparativi in modo che sia tutto pronto per il tuo arrivo. Ci vediamo al villaggio Finterra, non farmi aspettare troppo, please. Beh, adesso che c'è andato magari e ci ha attivato la missione, potrebbe anche segnarcelo sulla mappa, è possibile? Centro di ricerca vicino al villaggio Finterra. Sì, ce l'ha segnato, quindi va benissimo. Prima di far questo però, come vi dicevo, vorrei andare a comprare qualche frecce. No, non credo, non ne abbiamo trovati altri di questi in realtà, Allora, mi compro un po'... gli abitanti di Vattelapesca. Allora, senta. Chissà se gli abitanti del villaggio Vattelapesca, non Vattelapesca, sono riusciti a scappare dai pirati. Noi avevamo comunque intenzione di venire qui, quindi abbiamo un posto dove vivere. Ma Vattelapesca è all'estremità di Necluda orientale, nel sud-est. L'intorno non ci sono altri villaggi in cui rifugiarsi. Immagino che il capovillaggio Rozel sappia come stanno gli abitanti, ma non abbiamo modo di contattarlo. Non avrei mai pensato che qualcosa del genere potesse accadere al nostro villaggio natale. Sì, noi ci facciamo gli affari di tutti. Ah, sei un cliente? Deve aver sentito la nostra triste conversazione. Ciao e benvenuto, sei già operativo? Prima di andare bisogna fare scorta, giusto? Non fare complimenti? Non posso più gestire la bottega nel mio paese natio, così ho solo questo negozio per sbarcare il lunario. Vabbè, chiediamo. Il mio paese natio è il villaggio Vattelapesca, lo trovi nella zona sud di Irule, anzi credo sia il villaggio più a sud di tutti. Purtroppo però un giorno è stato invaso dai pirati, io avevo un emporio là ma ho dovuto chiudere baracca. E burattini, sono fuggita con tutti i miei prodotti. In realtà questo già l'avevo letto, però chissà in che stato è ora. Ma sono sicura che un giorno potrò tornare. O devo solo mettere un po' di denaro da parte con questo negozio. Prego, guarda pure se c'è qualcosa che ti interessa. Posso fare qualcos'altro? Allora, vendere al momento no. Voglio vedere quanti soldi abbiamo noi. Abbastanza, perché avevamo comunque... dammele tutte, va. Ok, e questa è fatta. Un'altra cosa che voglio vedere prima che ci dimentichiamo. Noi nel mentre abbiamo recuperato anche un po' di cristalli. Di cristalli di... nessun aspio vigor. Ah, ok, abbiamo sia questa. Perché noi le abbiamo trovate poi la... No, l'aspio vigor, aspetta, mi sa di no. No, no. Tesoro segreto, l'aquila di rito. Ok, questa qua. Gli servivano un arco rondine, 5 fasci di legno e 3 diamanti. Oddio, l'arco rondine ce lo mette lui? Fammi vedere se c'ho... Perché l'arco... Gli archi li abbiamo finiti abbastanza. Allora, il fascio di legna controlliamo, perché effettivamente non so se ce ne abbiamo 5. Voglia, va bene, apposta, pagato. Allora, ci sta aspettando lì in fondo, quindi adesso andiamo subito. Il sacrario però non... vabbè. No, le cavallette vigor in realtà poi non le ho più trovate. Sono... cioè, non mi ci sono messo neanche particolarmente a cercarle. Però quelle si trovano, se non sbaglio, nelle praterie.
Ultimamente non siamo stati nelle praterie, diciamo così, quindi ci vuole un po' prima di andarle a recuperare, che tra l'altro erano comodissime anche per noi per poter comunque livellare la stamina quando ci mancava. Questo qua mi sembra molto... No, eh? Ah, vedi? Era troppo stramesso là dentro. Per forza di cose. E che ci volevi fregare? Topia di questo. Scusa, caro, però. Posso? Tanto noi dobbiamo andare qua sopra, mi sa. E vediamo se l'arco ce lo mette lui o se comunque serviva a noi. Vestiti per il freddo. Guarda, sto già abbastanza parato. Anzi, un'altra cosa effettivamente che possiamo fare è mettere al momento quelle che... Ah no, già c'ho tutto quello che ci protegge di più, tranne alla capoccia. Mettiamoci questa, ma... Potremmo migliorarle, per carità, però... Vedete qua se c'hanno... Mestolo di legno, vabbè. Bene tutto il mestolo, però. Coperchio magari ci può pure servire. La torcia te la puoi tenere. Uno scudo in più fa sempre comodo. E era là il tipo? Sì. Troppo in alto. Aspetta che qua vendono anche cose, no? No, non era qua comunque. Quando è scoppiata la tormenta ero un po' in pensiero a lasciare i piccoli al borgo da soli, ma appena è finita sono tornato da loro. Koz, che odiava fare i lavori, mi ha detto che mentre non c'ero ha fatto sempre i letti e ha aiutato come poteva. Ho fatto bene a lasciare che gestissero le cose. Hanno dimostrato che non sono più dei pulcini. Questo è il nido di rondine, la locanda del borgo dei Rito. Un letto normale costa... Ok. No, in realtà non ci serve, grazie. Per carità, dormire, se vi ricordate, ci fa aumentare tutti i parametri praticamente, quindi... Fammi vedere pure se c'è qualcun altro che vuole qualche altra missions. Questo è quello delle ricette, ma non ce l'ho. Spiovio, solo che quando nuoto... Ok. Non credo di averle. Allora, qua... Guarda, mi compro pure le frecce, va. Sì. Poi abbiamo gli sordi. Canna da zucchero. Ci fa vedere quante ne abbiamo. Di grano non ne abbiamo neanche uno. Magari... Me ne tre, credo che... Allora, il grano, la canna da zucchero, il burro di capra, secondo me l'olio. Questo è per fare le tortine, signore, ve lo dico io. C'erano in... mi sembra anche in Breath of the Wild le torte. Sì, vestiti per il freddo, abbiamo fatto il giro, scusa, è che poi ci siamo buttati dalla scalinata e quindi è successo un macello. Però il tipo dovrebbe stare... aspetta, dopo torno. Così controlliamo per bene pure qua se c'è qualche altra missions. Metterò delle fre altre frecce, è inventato. Grazie per avermi aiutato con le frecce, voglio continuare a sperimentare, ho un sacco di idee interessanti. Ah no, altre cose non ha fatto. Ah, questi stanno a cercare i cosi. Sì, effettivamente pure quelli non mi sono particolarmente interessato, poi ci andiamo. Per costruire un'arco-aquila mi servono un arco rondine, 5 fasci di legno e 3 diamanti. Tiè, beccate questo. Oh, ma non hai tutti i materiali, ti manca l'arco rondine. Torna da me quando avrai raccolto tutti i materiali. Oh, cazzo, e dove lo piomo l'arco rondine? Mannaggia la puttana. Scusa, possibile che qua non vendono un arco rondine nella zona dei piccioni? E dai. Ma dimmi te... Che c'è? Un arco rondine, dai! Porco due. Anche perché l'arco rondine, ndo cazzo lo piglio? Cioè, non ce l'ho proprio presente, se devo essere onesto.
Che bravi pulcini. Pulcineggia, pulcineggia. Vabbè, niente signori, ci torneremo quando avremo l'arco rondine, che poi capiamo dove recuperarlo. Al momento magari vado ad attivare la missione di questo. Ma dov'era? Quella grotta, ma dov'era? Ehi, guarda chi si vede, ragazzo che ha salvato il borgo assieme a Tulin. Tutti gli abitanti sono molto contenti di poter tornare a volare senza timore, grazie. Ora che la visibilità è migliore si notano molte più grotte in cui poter accumulare scorte di cibo. Purtroppo non riesco a ricordare la posizione di una grotta che avevo scovato nel corso delle mie perlustrazioni. Là c'era una roccia avvolta di luce verde, identica a quella sotto l'emporio. Ma dove sarà mai la grotta che avevo trovato mentre cercavo quell'uccello bianco? Ok, uccello bianco, grotta con la cosa avvolta, quindi è un sacrario. Era una grotta ricca di funghi e di pesci, sembrava perfetta per fare il rifornimento di cibo. L'ho trovata mentre cercavo quell'uccello bianco. Ne puoi dire di più magari? Che ti posso dire? Vediamo un po'. Cioè, da che lato stava magari? L'ho trovata per caso, ma l'entrata era in un punto che non si nota molto. So solo che era proprio accanto a un posto dove c'era un uccello bianco. Sì, proprio così. Ah, in fondo alla grotta c'era una roccia avvolta da una luce verde, come quella sotto all'emporio. Ok. Sì, hai già cercato sul picco della montagna qui nel borgo dei Rito? Quella parte sporgente sembra un trespolo, non trovi? Lo chiamano il trespolo di Medo. Al mattino mi piace appollaiarmi sul trespolo di Medo e godermi i raggi del sole. Ebbene, anche quel giorno ero sul trespolo all'alba, quando ecco che ho guardato verso ovest e ho visto un uccello bianco solitario proprio sulla lunga ombra del trespolo. Allora, a ovest, all'alba. È strano che un uccello si posi su un'ombra, no? La cosa mi ha incuriosita, così mi sono avvicinata per vedere meglio. Purtroppo non ho trovato l'uccello bianco da nessuna parte. In compenso però ho trovato l'ingresso di una grotta. Ed è così che l'ho scoperta, appunto. È stato quasi come se l'uccello bianco mi ci avesse condotta di proposito. È per questo che non mi capacito proprio di averne scordato la posizione. Se solo potessi ricordare dove si trova, avrei una grotta in più dove andare a fare scorta di provviste. Vabbè, ho capito, mo ci andiamo noi. Aspetta, fate una cosa. Poi andiamo pure al coso del giornale. Vabbè, signori, proviamo ad arrampicar... Ah, no, all'alba, però. E conviene che andiamo... Siccome non so... Mo che ore so... Era qua che andiamo a dormire. Pela. Dove si dormiva? Qua, sì. Dai, va bene. Vai. Sì, ho capito. Ah no, avevo cliccato l'altro, scusate. Fino al mattino. Vediamo, sperando di fare in tempo a salire nel mentre che... Beh, dai, così almeno ci abbiamo pure qualche cuore in più in linea teorica. Che non è mai male come cosa. Comunque abbiamo sempre una marea di missioni da fare. Una marea probabilmente me ne scorderò anche, ma... Aia. Quando il bagliore della luna tinta di rosso accarezza la terra. Non era il momento migliore questo. Non era la giornata migliore, però. Va bene, uguale. Salve. Ciao. Allora, veloce, veloce, veloce. Torniamo su. Ci siamo quasi, no? Vediamo se vediamo st'uccellino. Guardando verso ovest, ricordiamoci. Allora, addirittura qua fa freddo. Aspetta, è vero, siamo saliti abbastanza in alto. Mettiti questo. Allora, ovest è lì. Mo vediamo, prima andiamo sul trespolo perché... Ah, figurati se non c'è sta Ercurogulla.
Siamo ancora all'alba, spero di sì. Ok, attenzione. Attenti alla testa, eh. Allora, signori, verso ovest. Vedete uccelli bianchi? Io no. Sono le 6:10 comunque l'alba. Era una sola. Ma sti fiori di ciliegio così random? Perché sono così fuori. Fuori dal. Ah, questa è quella che. Ok. Sì, uno l'avevamo visto. Oh, ma tu sei il viandante dell'altra volta. Anche tu qui a vedere il ciliegio? Guarda quest'albero, mi dà una gran pace. Non ho ancora trovato il Satori. È vero, era quella del Satori, mi ricordavo qualcosa. Ma vale sempre la pena di venire fin qui. A quanto ho sentito, una strana creatura amante della frutta chiamata Satori vive nei paraggi del ciliegio. Tuttavia sembra che si mostri molto di rado. Cosa potrei fare per incontrarla? Beh, se gli piace la frutta, signor. Aspetta. Brio carota. Ok. E gli vogliamo dare la frutta? E diamogli la frutta. Che ti do? Possiamo fare, credo, anche così, no? Mi sa che era meglio che andavo nell'inventario. Sì, lascia perdere. Cioè, stavamo arrivando. Vabbè. Ah, aspetta, però, perché io mi sa che le mele le ho usate tutte, porco due. Mannaggia la puttana. E da me banane. Vabbè, è sempre frutta. È piena banana, ma. Che dobbiamo fare? Che tra l'altro qualcuno di voi me l'aveva anche detta sta cosa del Satori, il ciliegio. Eccolo là. Ah, e ci ha segnato tutti i ciliegi. Forse. No. No, non credo. Quanta cazzo di frutta gli devo dare, scusate. Ah, no, ok. No, però. Vabbè, ce l'ha segnato io. Ah, banana, ma la posso ripiare qua. Cioè, detta così suona male, però. Scusa. Mo non è per sfiducia. Quello è il fatto. Non vorrei che indicasse le grotte dove troviamo i cosi là. No. Mi sa di sì. Perché vedete che noi troviamo i piccolini, diciamo così, in queste grotte. Possibile che ci eravamo persi qualcosa. Perché c'era qualche grotta dove non avevamo trovato niente. Infatti mi sa che questa qua. Non mi ricordo questa parte di grotta comunque. Cuortufo bianco. Cucinato ripristina interamente la salute e dona temporaneamente cuori aggiuntivi. Azzo. Tartufone da panico. Cuortufone. Però questa è la grotta, non ci sta nient'altro. Quindi comunque. No. No. Boh. Non so che dirvi, signori. Vabbè, rimaniamo con questo dubbio, diciamo così. E tornando a noi ci manca l'arco per quello là. Ah, qua è vero, avevamo visto sto coso.
E se è come in Breath of the Wild, attenzione, manca una pietra per completare il disegno. No, ne mancano due, cazzo. E basta una? No. Ah no, ce n'è un'altra, ok. Queste cose perfezionistiche della serie. No, aspetta, non si può vedere un cerchio che ci mancano i pezzi. Allora, questo a seconda della nostra... Hai visto? Ok. Questi stanno sparsi ovunque. Stanno sparsi ovunque. Vabbè, quindi tornando a noi, aspettate che dobbiamo fare un minimo recapino della situazione, perché andrei a questo punto a al giornale per capire dove è andato Erpiccione per le prossime notizie su Zelda. Signore, senti un po', dove sta Erpicciono? Ah, Link, vedo che lavori sempre sodo. Come procede? Ti trovi bene con Pen? Oh, non sai dove si trova Pen? Al momento dovrebbe essere allo stallaggio dei gemelli... Si trova nel Cludo occidentale, nel sud-est di Irule. Vabbè, là dobbiamo andare, ho capito. Ecco, vedi, una lettera con informazioni sulla principessa Zelda è stata consegnata alla sede della Gazzetta del Clan Niga. Sul momento mi sono fatta prendere dal panico, ma poi ho pensato che potesse trattarsi di un loro inganno. Così ho chiesto a Pen di sbrigarsi a scoprire la verità. Abbiamo informatori sparsi per il mondo che tengono gli occhi aperti in cerca di indizi che portino la principessa Zelda. La Gazzetta Quadrifoglia ti aiuterà in ogni modo possibile. Ok. Nel mentre, un'altra cosa che vi dicevo che avevo fatto era, e che me l'ero pure segnato, no, qua, noi immagino che dobbiamo andare in queste regioni, ma nel mentre dovremmo sbloccare questa qua, e qua sotto mi volevo fare questo sacrario, e dove c'è il sacrario, ho messo 18 segnetti per ricordarmelo, c'è uno stallaggio, e qua c'era anche un'altra cosa che non so, sembrava un accampamento, però mo ci riandiamo, perché poi ho detto vabbè, per togliere qualche segnalino fammi fare qualche sacrario in giro, e questo qua che ho beccato c'era lo stallaggio vicino, quindi ho detto vabbè, va, ritorniamoci allo stallaggio, è meglio farli insieme che magari parte qualche missione, incontriamo Pen, facciamo cose, io vi voglio tenere partecipi di ogni cagata che facciamo, di ogni piccolo spostamento, ogni piccolo spostamento no, perché in realtà maggior parte faccio per conto mio cose extra, però dove l'avevo visto però quell'altra cosa che vi dicevo? Non mi ricordo, perché arrivando su sto sacrario ho detto ah là c'è qualcosa, questo qua, che poi magari non sarà niente questo, ma nel mentre vediamo. Mettiamo un altro scudo, perché questo qua, le mele ce le prendiamo. Salve. Tutto a posto? Ecco qua. Ce ne sono troppi. Proprio quando pensavo che finalmente l'avessimo trovato. Chissà quanto tempo ci vorrebbe per aprire tutti questi scrigni uno per uno. Sono già stanco. Ne abbiamo aperti un'infinità, ma troviamo solo rupie verdi. Mi sento preso per i fondelli. Che è successo? Aspetta un attimo, Prisen. Ehi tu, non si origliano le conversazioni degli altri. Che ci fai qui? Per caso anche tu sei in cerca del tesoro di Lambda nella grotta? Prisen, non dirglielo del tesoro. Mi è scappato, ho parlato del tesoro di Lambda. Scusami, Domidak. Tesoro di Lambda? Scusa, sapere? Vabbè, va, ti spiego un pochino. Lambda è il nome di un temibile bandito che portò scompiglio in tutta Irule in passato. Lambda aveva un certo senso dello stile. Si dice che Lambda abbia collezionato vestiti per tutta la sua vita, nascondendoli da qualche parte qui a Irule. Infatti, da un'altra parte, mi sa, proprio dove stavamo adesso, c'era un altro tesoro che non abbiamo trovato, tra l'altro. E noi pensiamo che la sua collezione possa essere nelle caverne che sono apparse durante il cataclisma. Così abbiamo trovato questa caverna. Siamo arrivati qui per primi, quindi se pensi di presentarti all'improvviso e sgraffignare tutto, ti sbagli di grosso. Ma non riuscirai mai a trovare il tesoro di Lambda tra tutti quegli scrigni. Non devi preoccuparti. Beh, questo è vero. Va bene, tu puoi entrare lì da quella parte. Tanto se non siamo riusciti a trovarlo nemmeno noi, dubito che ce la farai tu. A meno che tu non abbia l'olfatto di un cane. Ben detto, fratello. Se diamo da mangiare a un cane e lo facciamo affezionare, cercherà il tesoro per noi. E c'era un cane qui di fronte, però noi glielo diciamo. Ma cosa vai blaterando, Prisen? Scusa, Domidak. In realtà questa meccanica c'era anche in Breath of the Wild, se non mi ricordo male.
dove potevamo effettivamente far utilizzare dei... Gli do la bistecchina? Oddio, non lo so che vola la mela. Ci ha lasciato le mele là. Se lasciamo così funziona? Non mi ricordo. T'ho lasciato la mela? Alla retta la mela gli piace un sacco, quindi. Hai visto? Cagnolone. Grandissimo. Portami dal tesoro adesso, eh. Incazzeggiamo. Questo è tutto? Che vuoi altro? A cagnolo. Però mi stai accostando. Toh. Beccate sta mela. Sì, però tu dovresti... aiutarci con... aspetta, aspetta. No, non funziona. Ma vaffanculo allora, va. Non ha dato segni di... di aiuto. Ho trovato dei pantaloni del fuoco. Ehi, dico a te. Sì, era uno di quelli attaccati al muro. Il cane non è venuto, quindi me li sono dovuti cercare tutti. Ha trovato tra tutti gli scrigni. Ti abbiamo seguito per curiosità, ma non pensavamo che l'avresti trovato per davvero. I tesori sono di chi li trova per primo. Non proveremo a sottrartelo con la forza. Incredibile, che invidia. Ci sarà altro lì dentro? Vado subito a vedere. Togliti di mezzo. C'è qualcosa? Sì che c'è. Ah, è solo una vecchia bottiglia qualunque. Beh, insomma. Non sembra che ci siano altri tesori qui. Forza, Prisen. Andiamo a cercare un'altra caverna. Non sono furbissimi, però. Vabbè. Ok. Aspetta. Mi congratulo con te per la scoperta dei pantaloni del fuoco, ma non sono che una misera parte del tesoro. Ho nascosto per tutta Hyrule dell'equipaggiamento che ho rinvenuto in terre misteriose. Visto che hai trovato questo posto, potrei anche darti un indizio per trovare lo spadone della furia divina. Fai ritorno in questo luogo dopo aver assunto l'aspetto della furia divina. Cerca tre chiavi. Le troverai nell'occhio sinistro di una testa di morto, nel tronco di un albero millenario nella piana di Rule, e in una camera da letto in cima alla fortezza rossa di Akkala. Ehi. Ah, vabbè, me l'ha segnato, insomma. Vabbè. Ok, comunque, questo è fatto. Mi dispiace che non abbia funzionato il cane, onestamente. Non so per quale motivo si sia impallato male, ma non ci ha voluto dare una mano, stronzitto. Va bene. Comunque, intanto ha magnato, eh. Poi andiamo anche a quella torre per sbloccare il tutto. Questi qua, vabbè, questa l'abbiamo fatta. Ah, no, non è vero. Che si fa ora? I punti indicati in quegli antichi manoscritti, dobbiamo trovarli. Solo trovarli. Ben detto, fratello. Un momento. Che intenzioni hai? Stavi origliando? Smettila. Vabbè, c'hanno pure ragione però, eh. Ben detto, smettila di origliare mentre parliamo degli antichi manoscritti lasciati dal leggendario bandito Lambda. Ma dico, Prisen, che bisogno c'era di rivelare tutti quei dettagli? Scusa, fratello. Vabbè, comunque sì, ho già la risposta a quegli enigmi. E questo qui non la troverebbe nemmeno dopo averli ascoltati. Ehi, tu, vuoi sapere che cosa c'è scritto negli antichi manoscritti? Dimmi tutto. Sappi che ti costerà. Vediamo, ti chiedo 100 rupie. Vabbè, sti cazzi, dai. Mi piace fare affari con te. Se trovi il tesoro, guadagnerai ben di più. Ben più di 100 rupine. Rupine. Un'occasione del genere non ti ricapiterà più. Ce ne sono tre. Quale tra questi interessa? I gemelli pirati, le statue delle paladine. Ma così a caso? Molto bene, ascolta attentamente. Parlerò qui di una terra che cela un tesoro nascosto. I verdi abiti di un uomo che ammira le fate. Ottenuti in una terra misteriosa e rinchiusi in uno scrigno.
Ah, quindi. Cioè, sono tre set probabilmente. Nel deserto si ergono otto statue delle paladine. Porta la luce del giorno sulla torreggiante ottava statua. In una valle profonda scavata nell'altopiano Emat. E la porta del tesoro si aprirà. Queste erano le parole del manoscritto. Scommetto che un principiante come te non capirà di che si parla, nemmeno dopo aver ascoltato gli indovinelli. Noi abbiamo già risolto questi enigmi, vero fratello? Sforzati pure a pensarci quanto vuoi, ma resti sempre un principiante. Tanto il tesoro sarà nostro. Tesoro di Ramdale Paladine. Ah, quindi ce le aggiunge queste. La furia divina, le paladine. Questo è il risveglio 1. Vabbè, allora. Oh, signori, li compro tutti sti cazzi, dai. Poi magari ce li andiamo a cercare. Eh sì, dai. Aggiungimene un altro, va. E vai. Vai coi gemelli. Molto bene, parlerò qui di una terra che ce l'ha un tesoro nascosto. I verdi abiti di un uomo che ammira le fate, ottenuti in una terra misteriosa e rinchiusi in uno scrigno. Anne Cluda occidentale, due gemelli messi in riga e due caverne gemelle si guardano tra loro. Mostra al fratellone un segno del fratellino e la porta del tesoro si aprirà. Queste erano le parole del manoscritto. Ok. Chiamo pure l'altro, buonanotte. Tanto poi ce l'abbiamo, ok. Va bene, i verdi abiti, ok. Ai piedi del promontorio Squama, che si affaccia sul mar di Necluda, vi è una grotta lasciata dai pirati. Intona una nota con la tua bocca e la porta del tesoro si aprirà. Questa è una parola del manoscritto, ok. Va bene, quindi le abbiamo sbloccate tutte. Ehi, Prisen! Scherzo. Ok, va bene. Direi che possiamo andare al. Allo stallaggio, signori. Poi recuperiamo. In realtà, direi. Oh, merda. Però di quello vero. Missione con la signora dei cagnoloni. Qua cucciolotti, qua. T'a posto? Siete stati bravissimi a trovarli. Su, su, andiamo. Non è che dovevamo prima sbloccare sta cosa. Ah, fa piacere vedere qualcuno che non va in giro in mutande. Devi essere un viandante, ma scusi. Senti qua, allo stallaggio a valle dove lavoro io alloggia un gruppo di tizi perennemente in biancheria intima. Ormai c'è gente in mutande ovunque, ti giri. È il peggio del peggio. È per questa ragione che sono qui a prendermi cura dei cucciolotti e un po' anche di me stessa. Cucciolotti? Sì, i miei adorati cucciolotti sono assolutamente adorabili. E come se non bastasse, hanno anche un'abilità stupefacente. Il loro acutissimo senso dell'olfatto può scovare dei tesori. Ma normalmente mostrano questo loro talento solo a coloro a cui si affezionano. Insomma, devi guadagnarti l'amore di un cane. Prima devi addomesticarlo, poi premiarlo con qualche spuntino. Magari ti ricompenserà guidandoti fino a qualche tesoro incredibile. Oh, si è già fatto buio. Quando sono con i cuccioli, perdo la cognizione del tempo. È molto tardi, viandante. Se vuoi, puoi riposare allo stallaggio. Non so se dovevamo sbloccare prima sta chiacchiera. Vedi, l'abbiamo trovato qua il buon pen. Meno male quindi che non c'era arrivato per conto mio. Quello che sta indica? Ah no, sta a fa Kung Fu. Sono tutti in mutande. Vabbè. Pen, salve. Ehi, spiumatello, hai visto quegli uomini in mutande che si sono stabiliti allo stallaggio? Un uccellino mi ha detto che si tratta di membri del gruppo di ricerca Zonao e sarebbero combinati così per ordine della principessa Zelda. Un tempo quest'area brulicava di viandanti diretti alla città dei Goron, però da quando è stata costruita una nuova strada di cui passa meno gente, hanno iniziato a gironzolare dei mostri. Per questo motivo continuo a dire che andarsene in giro in mutande è molto pericoloso, solo che non mi stanno a sentire. Dicono tutti che è un ordine della principessa Zelda, ma ci sono perfino alcuni alle prese con una missione di ricerca e continuano a stare in mutande. Sono partiti all'esplorazione di un covo di mostri su per quel sentiero montano. Dove dire sentiero? Non lo vedo benissimo. Ma comunque, non sono ancora tornati. Andiamo bene. La principessa Zelda darebbe sul serio degli ordini così pericolosi. Che situazione bizzarra. Mi insospettisce parecchio. Vale la pena indagare a fondo. Va bene, andrò ad indagare. Ma prima di indagare. Allora, vediamo un attimo. Questa è un'altra ricetta. Ah,
Vabbè, sì, questa per la pozione. Sì, sì, sì. Oh, che piacere rivederti. Non può essere che il destino faccia incontrare. C'è qualche articolo particolare. Vediamo. Le frecce è meglio che le compriamo, signori. Ok. Oddio, però. Nelle pozioni fa aumentare temporaneamente il cuore oltre il massimo. Ok, forse la luce. No, però era diversa la luce, certo. Allora. Vai, segnalo. A posto, quindi un premio. Dovremmo beccarlo. Ci avrei un premio, chiamami al bancone dove c'è il registro. Vai. Vai col letto Ipan. Sì, fino al mattino. Ci sta, grazie. Buon riposo anche a lei. A nord-est di Irule, terre di Akkala, stallaggio. Dove in realtà dovremmo anche andare, però. Vediamo un po', vediamo un po'. Tiè. Sì, una profezia c'è sta, eh. Ah, no, cazzo. È più uno, ma me lo scalcoli dopo, no, eh? Mentre le voci non sentivo parlare, una melma che cade dal cielo. Il villaggio di Zora è a sud-est di qui. È un po' fuori mano. Un po' sono preoccupato che questa melma possa iniziare a cadere anche qui. Noi in realtà avevamo sbloccato, che poi non ci siamo più andati, anche il villaggio che era questo, il Calbarico. Però poi sì, non ci siamo più andati. Vabbè, comunque, vediamo il premio. Mi sa che conviene riscattarli perché poi i crediti non te li tiene. Sella, ok. Va bene. Salve. D'ora in poi i membri del gruppo di ricerca devono allenarsi sia il corpo che la mente. Gli ordini della principessa Zelda sono assoluti. Dobbiamo attenerci rigorosamente alle sue indicazioni. Gli ordini di Zelda, mi scusi, ma... Buongiorno, viandante. Allora, anche tu conosci la principessa Zelda. La principessa Zelda ci ha detto... È fondamentale allenare sia il corpo sia la mente. Non dobbiamo stare sempre chiusi nelle nostre stanze. È arrivato il momento di dare inizio alle ricerche. Sarà una missione in mutande. Proprio così, parola per parola. Ed è per questo che sono qui, per allenarmi in mutande. Perché non ti unisci a noi? È una bella sensazione stare in mutande e allenarsi al massimo. Ma guarda, io la ringrazio, ma... Al momento eviterei, facciai. Lungo questa zona per fare la missione che ci ha detto Erpicciono. Vai, vai. Ok. Non credo di dovermi portare il cavallo, almeno spero. Allora, vediamo, me l'ha segnata qua la maglia, ordine della principessa. Sì. Eh sì, dobbiamo farci in realtà una bella passeggiata, quindi andiamoci un attimo a prendere Epuna. Giovanotto. Fuori da settimane, credo sia fuori, Ok. No, va bene così.
Quanto sta? Eccola. Damose. Vai. Seguiamo il sentiero. Allora, il sentiero era questo qui. Ah, perché mi ricordavo di esserci passato prima che c'ero spuntato. Invece no, non era questo. Andiamo a vedere questi che fine hanno fatto. Così almeno. Ma non ti fermare così a cazzo di cane. Fai un po' una curvina e ce la fai, no? Allora, il fatto che siano in mutande probabilmente per il semplice fatto che faccia caldo, questo lo potrei anche comprendere. Vaffanculo, hai buona mortacci tu. No, cerco il mio amico, porca trovando cazzo volandamo questo. Dove sta amico tuo? Ciao. Veloce, eh? Sì, ciao mare. Che però tutto sommato. Ok, portato con una barchetta molto improvvisata, non proprio affidabile. Diciamo che questi qua affondano un po' più facilmente, ma rispetto ai tronchi che siamo abituati a vedere, ma a vedere e utilizzare eventualmente. Allora, eccoli qua dove stanno questi. Ciao cari, che si fa? Che combinate? Come va? È un ordine per la principessa Zelda. Andiamo, Sagob. Non c'è da aver paura se andiamo insieme. Contemporaneamente, al mio 3. 1, 2, 3. Sagob, perché non ti sei mosso? Senti chi parla. Neanche tu ti sei mosso, Derant. Ma che sta a fare? Ma cosa? Sei solo un viandante. Pensavo che fossi un mostro. Stiamo facendo delle ricerche sui mostri nascosti in questa caverna, ma come avrai notato siamo disarmati. Per questo non possiamo muoverci e la ricerca non procede come dovrebbe. È fondamentale allenare sia il corpo sia la mente. Non dobbiamo stare sempre chiusi nelle nostre stanze. È arrivato il momento di dare inizio alla ricerca. Sarà una missione in mutande. Ok, questi sono gli ordini della principessa Zelda. Avevamo sentito, sì. Ma noi siamo il gruppo di ricerca. Avvicinarci ai mostri è terrificante, perfino quando siamo equipaggiati di tutto punto. Se solo qualcuno ci mostrasse come fare, forse troveremo il coraggio di provare anche noi. Vabbè, vado io. Dici sul serio? Ovviamente dovrai essere svestito come noi. Ma perché questa cosa? Scusa, noi sappiamo che magari non era proprio la principessa Zelda che aveva detto ste cose. Non la trovo una cosa molto affidabile. Ma fammi un fischio quando vuoi che ti restituisca tutto, eh? Non abbiamo fiducia nelle nostre capacità fisiche. Ci rimetteremo a osservare come combatti. Vabbè. Ma devo trovare qualcosa qua per forza, perché non è che possiamo fare granché in mutande pure noi, eh. Per dirla tutta. Quindi almeno questo ci serve. Allora, cazzo, questo è pure grosso. Mortacci su. Caldoncello cotto, va bene. Proviamo. Niente. Vai, vai veloce. Guarda. Ah no, questo è la madonna. Aspetta, prima questi allora. Magari questo grosso. Non ce la faremo mai nella vita. Cazzo, sì, vabbè. Allora, aspetta un attimo perché... E... eventualmente... Ah, tra l'altro questa è pure quella... Faccia più danno, pensate... Ha piato lui? No. Tirala amico tu, no? A me. No, non c'è niente qua. Freccia di legno, ok, ma... Aspetta. La madonna. Ok,
va bene. Vabbè, almeno lui. Vogliamo un bel rompicoglioni. Aspetta. Merda. Dato fuoco. Aspetta un po' che qua dovrei poter fare così. Ok. Ok. Hai visto? Attrezzate piano piano con quello che trovate, no? Ci sta. Ce l'abbiamo fatta? Credo di sì. Ok. Vabbè, comunque azzarderei che non sia stata Zelda a darvi queste dritte, queste informazioni, poi fate voi, ma ok. Aspetta. No, non sprechiamo quella là in più. Porco due. Giovanotti, abbiamo fatto. Oh, sei tornato sano e salvo. Cosa? Hai davvero sconfitto i mostri mutande? Io vorrei assolutamente raccontare anche ai miei colleghi questa encomiabile impresa. Pertanto ti prego, non esitare a visitare lo stallaggio a valle, dove tutti ti aspetteranno con trepidazione. Va bene. Ti restituisco l'attrezzatura. Noi torniamo allo stallaggio a valle e ti aspettiamo là. Ok. Va bene. Sì, torniamo allo stallaggio, ma... Allora, eccoci tornati allo stallaggio. E vediamo con chi dobbiamo parlare. Ah, vedi, c'è proprio il gruppetto attrezzato. Ha sconfitto i mostri, attenzione, eccoci. Oh, sei arrivato, ascoltatemi tutti. Ecco la persona che ci ha reso un eminente servizio sconfiggendo i mostri. In mutande, soprattutto. Ti prego, svelaci tutti i segreti del combattimento in mutande. Posso farvi una domanda? Perché siete tutti in mutande? È un ordine della principessa Zelda. Dovresti averlo ricevuto anche tu. Ci aveva detto è arrivato il momento. No? Sì, la principessa Zelda ha assegnato anche a me questa missione. Ed è per questo che sono qui. Ma non aveva detto sarà una missione in mutande. Era sarà una missione importante, no? Ma che ma come? Come hai detto? Allora tutto il tempo che abbiamo passato a fare ricerche in mutande è stato un assurdo malinteso. Vabbè, allora ditelo che siete rincoglioniti però, Beh, anche se si è trattato di un malinteso, abbiamo fatto esperienza sul campo e onorato le indicazioni della principessa Zelda riguardo l'allenamento, il corpo e la mente. Questo è lo spirito dei ricercatori, in mutande, molto bene. Presto, torniamo alle nostre postazioni e continuiamo le ricerche prima di dimenticare questa sensazione unica. Sì, la brezza tra le chiappe è proprio la sensazione. E niente, quindi allora può essere che era quella, la Zelda vera, perché mutande non mi pare per caso, però. Vabbè, ora capisco, doveva esserci una spiegazione logica dietro tutto questo. È ammirevole come i ricercatori, nonostante avessero frainteso gli ordini, abbiano fatto comunque del loro meglio. Questo dimostra quanto apprezzino la principessa Zelda ed è prova delle sue eccezionali capacità di comando. E con questo abbiamo risolto 5 inchieste collegate a Zelda. Le tue imprese sono sul becco di tutti, anche alla Gazzetta Quadrifoglia. Pare che sia apparso un aspirante reporter d'assalto. Ah, giusto, il nostro articolo ha spinto molto le vendite del giornale. Trifoglia mi ha detto che ci mettiamo un aumento. Ci meritiamo un aumento. Tieni, ecco il tuo becco di quattrino. Onesto. Volerò subito a scrivere il mio articolo. Ci si becca, spiumatello. Vai, va. E quindi, signori, niente. Uno più rincoglionito dell'altro qua, comunque. Possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora, parlando invece della nostra... Mi siete mancati i vestiti. Beh, onestamente, ci sta come cosa. No, come cerco il mio... Aspetta, ce n'è sta un altro che cerca amico. Vediamo questa che dice. Ah, questo. Eccoti viandante. Grazie a te sono finalmente riuscito a indossare dei vestiti. Non so se c'entri, ma la ragazza dello stallaggio si è avvicinata e abbiamo fatto due chiacchiere parlando di cani. Al villaggio va a pesca, non ci sono tante ragazze della mia età e per questo sono felice di poter parlare con lei. Certo, prima che eri in mutande non... Parlai di cani? La ragazza dello stallaggio ha detto che adora i cani, quindi ho cominciato a informarmi su di loro. Ho scoperto che quando un cane si affeziona a qualcuno troverà dei tesori per lui. Come dici? Vuoi sapere in che modo un cane può affezionare a te? La risposta è ovvia, bisogna trattarlo con amore. Quando farò il ritorno al villaggio va a pesca prenderò un cane anch'io. Vabbè, villaggio va a pesca l'abbiamo parlato. Vediamo st'altro curogundo de annando, sta amico tuo. Là c'è un fuoco, spero che tu non debba andare lì. Non è verde quindi in teoria.
Vediamo. Ah, peggio. Mi sta aspettando, perciò voglio sbrigarmi a raggiungerlo al più presto. Ok. Allora, signori, facciamo una cosa. Io qua prendo... Lì c'era un carretto, no? Ok, mi pre... Aspetta, aspetta. Me pio il Kurogu. La seconda scuola, la scuola del capitano. Nel bel mezzo della missione è importante, è pericoloso. Se ti avvicini per curiosità finirai nei guai. Ah, il ponte H là è più avanti. Ah, quelli è vero, quelli che stavano a fare la missione. L'operazione consiste nel colpire i mostri che dimorano lì. Ok, che erano quelli dell'arma comunque. Ci sono tre squadre di giustizieri e quella del capitano Torio è la più prestigiosa. Io li accompagno nutrendoli con piatti d'alto rango. Anche tu sei qui perché hai fame, vero? Se ti va puoi avere un piatto preparato da me. Oh, grazie caro. Compito di una squadra così prestigiosa è affrontare nemici potenti. Il problema è che questo scontro arriva subito dopo quello delle terre di Holdin. Temo che i soldati siano tutti esausti. Sarei meno in ansia se ci fosse qualcuno abile in combattimento ad aiutarli. Vabbè, vado, va. La borsa delle armi è piena, però io comunque mi posso attrezzare. Allora, mo' li andiamo a dare una mano noi. Nel mentre, però, facciamo una cosa. Perché noi abbiamo uno, due, tre... Almeno tre armi, in realtà anche quattro. Quindi facciamo una cosa. Ci attacchiamo. Allora, uno. E facciamo... Uno. Almeno ci attrezziamo un po' con armi più forti perché iniziano a spaccarci il culo, quindi pure da 11 va bene. Non è che... Per quel che durano ci può comunque stare. Ok. E vabbè, per il momento diciamo che può andare bene. Poi nel caso mettiamo altre. Allora, aspetta che un'altra cosa. Mi devo segnare quello. E ci andiamo magari dopo che siamo arrivati sulla montagna. Vediamoli un po' questi dove vogliono andare a combattere. Aspetta. Ponte di H sarà questo. Fammi vedere pure le altre info. Stallaggio di Sudakkala e zona sud del lago di Akkala. Ah, ok. Vabbè, vediamo. Ah, no, questi stanno già andando a piedi. Aspetta che li raggiungiamo col cavallo. Tanto vale. Tutto quello l'abbiamo riconsegnato, quindi... Giovinotti! Guarda, guarda chi si vede! Anche tu qui, Padron Link? Sei tornato a darci una mano? Come puoi vedere, stiamo cercando di spazzare via dei mostri che si sono stabiliti in questa zona poco più avanti. Come l'altra volta, ci avvicineremo all'accampamento dei nemici e poi attaccheremo a testa bassa. E se potessimo contare sul tuo aiuto, ci sbarazzeremo di quei mostri in ancora meno tempo. Vai, va! Poi vediamo pure qua cosa c'è. Preparate le armi. Ah, su quelli là? Vabbè, sì, arriviamo dopo. De cattiveria. Mi porta la pace ad Akkala. È uno. È due. Ah, belli. Uno. Due. Aia. Uno. Ma che fa? Ovia così. Beh, li buttiamo sotto, signori. Tanta roba. Scusa, soldato. Ah, ok. Aspetta. Merda. Ce la fate? Porca troia, mi ha shottato. No. Liscio. Ok. Merda. Devo curare immediatamente. E... Va. Posto? Bravi tutti. Oh, quello era l'ultimo. Ce l'abbiamo fatta. Complimenti a tutti. Grazie per il tuo aiuto, Padron Link. Avresti un momento per me?
Non so come ringraziarti, anche questa volta ci sei stato di grande aiuto, non ti mancherebbe niente per essere un giustiziere a tutti gli effetti. Scusami se finiamo sempre per coinvolgerti. Tieni, è una ricompensa per l'aiuto che ci hai dato. Ok, onesto, onesto. Pensavo di far riposare un po' la mia unità, la Luna Rossa, sicuramente ne avrai già sentito parlare. Quando il cielo si tinge di rosso, i mostri tornano in vita, per questo il riposo è importante. Le battaglie non sembrano avere fine, meglio affrontarle a mente fresca. Con te al nostro fianco siamo al sicuro, ma non potremmo permetterci sempre un simile lusso. Ora è tempo di rimettersi in marcia. Mi auguro di rivederti sul campo di battaglia, prima o poi. Che la dea Ilia vegli sempre su di te, valoroso e impavido spadaccino. Ah, io pensavo che ci facesse barra dicesse qualcosa in più, però. Onesto, va bene uguale, va bene uguale. E allora, là avevamo visto che c'era comunque un'altra. No, era dall'altro lato. Ok. Là mi sa che conviene arrivarci poi una volta che abbiamo scoperto la torre. A sto punto, no? Facciamo però un'altra cosa, il cavallo ce lo facciamo arrivare qua. Se ci arriva. Qua avevo visto sto cartello, sta specie di cartello che porta però dove? Aspetta, tutti indicano la parte centrale però, o sbaglio? Sì. Però non so. Vediamo se c'è qualcosa di mobile o altro, no? Allora, qua qualcosa sicuramente c'è. Boh, non so onestamente cosa possa essere, ma qualcosa qua ci dovrebbe stare. Non credo siano questi. Smontalo poi via mega Porsche. Attenzione, si stanno battendo per la capoccia. Ok. No, però apparentemente questo non era niente di utile da farsi. Vabbè, e niente, signori, continuiamo eventualmente a salire se ce la facciamo. Sta arrivando il temporale, che figata. Si inizia a sentire già l'aria di pioggia, i fulmini. Comunque è caduto sto coso che mo ci aiuta a salire là sopra, perché sennò siamo notte. Che gran figata. Via. Così che facciamo prima. Ma tutta sta strada l'abbiamo fatto. Vabbè, andiamo prima a sbloccare la torre, poi vediamo. Vabbè, lì poi naturalmente ci scendiamo. Questa è la melma che dicevano che cadeva dall'alto. Che non è sempre quella della. No, non è quella della nave. Oddio, in realtà non so se qui c'è un'altra di quelle missioni principali, perché in realtà l'abbiamo disattivato la missione principale per l'appunto, però. E quello me lo segno? Vabbè, nel dubbio me lo segno. Poi magari mi faccio prima quello là, quello lo posso fare pure per conto mio, poi quest'altro magari ce lo facciamo insieme dopo aver sbloccato la torre, che comunque sono buoni punti di teletrasporto. E poi vediamo, sì, anche qual è il problema della melmona in realtà. Sempre una marea di cose da fare. Quello cos'è? Non lo so, è da vedere. Questo funziona, non è che dobbiamo smanettare pure con quello. Guarda là, ma è melma questa? Credo di sì. Lo capiamo? Sì. Ah, ci rallenta.
Le mie branchie. Cos'è, eh? Ehi, tu, ti prego, aiutami. Mi è caduta improvvisamente della melma addosso. Se avessi dell'acqua potrei ripulirmi. Allora, in realtà non so se c'ho dell'acqua. Cioè, abbiamo dell'acqua, ma... aspetta. Non c'entra niente con l'acqua, ma... rana scalatrice. Ok. Quindi è come quell'altro. Idrofrutto. Ah, effettivamente. Allora, idrofrutto. Cucina per sfruttare le sue proprietà e nuotare velocemente. Un frutto che racchiude acqua a pressione elevata. Prendiamolo in mano, magari vediamo. Tiè. No, eh? Aspetta, come ripio mo? Non so se... ma io posso fare una cosa del genere? Ci appiccico l'idrofrutto? Questo che era, comunque? Sempre acqua, no? Proviamo. Ah, va bene uguale. Ok. Oh, mi hai salvato. Grazie mille. Che vergogna che proprio io, il capitano delle guardie del villaggio degli Zora, sia caduto in un posto del genere. Questa schifezza rivoltante ha cominciato a cadere dal cielo dopo il cataclisma. Ha contaminato la riserva di acqua del villaggio degli Zora e della regione circostante. Siamo tutti disperati. Per quello avevo iniziato a indagare nei dintorni. Invece la melma mi ha investito in pieno. Solo a pensarci mi vengono le squame d'oca. Me la sento ancora nelle branchie. Se non mi avessi ripulito con l'acqua non so cosa sarebbe stato di me. Voglio regalarti questa lancia Zora per ringraziarti. Non è molto, ma è tutto ciò che ho al momento. È corrosa come tutte le altre armi in seguito al cataclisma, ma non è del tutto inutilizzabile. Oh, ma sei pieno di armi. Se torni da me quando avrai fatto un po' di spazio ti darò questa lancia Zora. Aspetta, fammi vedere se posso buttare qualche cagata. Tipo quella. Ah, questa è peggio ancora, figurati. Eccomi, caro. Rieccoti, lascia che ti ringrazio. Vai. Va bene, ci sta. Va bene, questa l'abbiamo fatta, signori. A questo punto direi... ah, vedi che stonsis. Ok, chissà quante cose blocca, quindi secondo me conviene qua prima togliere la melma e poi esplorare la zona, Ve lo dico. Perché sennò sicuramente dovremmo usare 18 milioni di frecce per sbloccare strade, magari percorsi, eccetera, comunque. Va bene, dai, io direi che ci possiamo segnare anche questo. E poi da qua ripartiamo con un po' di missioni varie ed eventuali. Abbiamo in realtà sia il... vabbè, un po' di cose mi faccio io qua, i sacrari. Tranne quello qua sotto che credo sia quello degli Zora, perché la città quella sembrava, eh. C'è quello là di sacrari oppure. Posso segnarlo direttamente? No, eh. Sta palla pure mi sa de strano comunque, sta palla qua in aria. Sacrari, sacrari a non finire. E non c'ho tutti sti segnalini disponibili, tra l'altro, quindi... ok. Allora, aspetta un attimo, perché qua mo dobbiamo... prima di tutto... fai così. Fermate, perché... abbiamo uno. Poi... dalla mappa mi puoi togliere... e niente che mi... vabbè, toglimi questo che tanto là ci andiamo sicuramente. Ne avevo visto un altro. Allora, quando sali li vedi, poi te li perdi. Quello me lo so segnato. Vabbè, mo magari vediamo con calma. Fammi vedere un attimo qua sulla palla che... quello pure è uno di quelli che cade e dobbiamo capire se... da qualche... ah, pure qua dentro c'è sta... dimmi tu.
Ne avevo visti due, uno vicino all'altro. Porco, due, mo me li sono persi malamente. Che stavano veramente vicini. Vabbè, poi me li vado a ricercare io, signori. Quella l'avevamo fatta, no? Sì, quella era... la cosa di Bruna. Ok. Vabbè, signori. Qua direi che... ci possiamo anche salutare direttamente da qui, signori. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canali. Io qua mo mi faccio sto coso e... poi ci vediamo al prossimo appuntamento direttamente da qui o spiccionando in giro. Vabbè, ci vediamo. Che figata comunque. Dai, ci vediamo alla prossima ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.